Buongiorno ragazzi, sono Giacomo, diventerò un milionario in 5 anni, sono le 2:41 di notte, sto tornando da Milano, ho lasciato da poco Davide che è venuto con me nell'avventura milanese della confraternita, quindi in primis questo buongiorno va a Davide che si dovrà svegliare alle 5, quindi avrà 3 ore, ben 3 ore di sonno. Ma spero per lui che ne sia valsa la pena. In ogni caso ragazzi, come al solito, come faccio sempre, vi faccio un resoconto di quello che è successo in questa serata di networking. Quindi cosa succede? Succede che ti trovi là in... oggi eravamo un botto di persone, penso una quarantina, quindi veramente bello, e ognuno si presenta, dice quello che fa, quello che non fa, cosa cerca, chi è, e poi si va avanti. Se tu hai individuato uno, vai là, gli parli, oppure uno di tutte le là ti parla, eccetera eccetera. Poi più vai, più conosci persone, più hai cose da dire, anche magari le hai dette una volta, poi magari ti senti per Telegram o magari sulle varie interviste che fanno su Facebook, quelli di Clabiro, eccetera eccetera. Quindi c'è sempre una base di discussione da fare, cioè non puoi andare là e star zitto. Se vai là tre volte qualcuno conosce, qualcosa fai, quindi è bello, bello. La prima volta è bella, la seconda volta è ancora meglio. Io vi ho detto, forse non ve l'ho detto, non lo so, ho in piano nei miei obiettivi, siccome è un'avventura bellissima, però è veramente faticosa a livello di energia. Io non so, mi sono flippato una volta tornando da Milano e da allora mi sta un po', mi pesa molto guidare, quindi limito questa cosa e ho in programma quest'anno di farla due volte, quindi due confraternite. Questa è una, ce la siamo tolti a gennaio, quindi direi che siamo già sulla buona strada per raggiungere almeno quell'obiettivo. Quindi non so quando sarà la prossima, ma in realtà se mi prende bene torno giù anche a febbraio o marzo, non so quando la faranno. Insomma, andiamo al sodo ragazzi, andiamo a quello che veramente può interessare a voi. Numero uno ragazzi, ho bloccato un'intervista a tema immobiliare, quindi compravendita, aste, saldi stralci, affitti brevi, crowdfunding e chi più ne ha più ne metta, che arriverà sul canale YouTube ormai credo, no, sicuramente a febbraio, penso la prima settimana o la seconda settimana. Poi c'è in ballo ancora quella degli investimenti sulle opzioni Plutonis, ma la ragazza abita le Canarie quindi non l'ho beccata stasera e quindi la sentirò su Telegram. Dopodiché ragazzi, cosa succede? Succede che io sono partito perché chi non è sul gruppo Telegram non si è beccato lo screen che ho mandato, perché dopo che ho iniziato a fare gli esercizi per gli esercizi per la legge dell'attrazione, anzi la legge dell'universo, per attrarre a me quello che mi serve, sono iniziato a verificarsi dei sincronismi interessanti. Adesso non so se ne ho già parlato qua, se l'ho solo scritto sul gruppo Telegram, comunque vi aggiorno anche il podcast. È successo che intanto la prima volta che ho aperto Audible, tipo il giorno dopo che ho iniziato a fare gli esercizi, mi si è palesato come suggerimento un libro, un audiolibro di Bardolla, Libertà finanziaria, e fatalità, quello che, sul quale mi stavo concentrando era proprio la libertà finanziaria. Poi è successo che non mi ricordo più, tipo mi ha chiamato la compagnia di assicurazioni. Mi ha chiamato la compagnia di viaggi dove avevo prenotato un volo per Boston a marzo 2020, che poi ovviamente è andato a puttana per il lockdown, quindi avevano annullato il volo e me lo hanno rimborsato in toto. L'assicurazione mi hanno detto ma non so se possiamo rimborsartela, mi hanno chiamato, ho risposto, mi fa guarda che siamo CCC, ho detto chi? Avevi prenotato un viaggio con noi a marzo 2020, guarda che l'assicurazione ci ha rimborsato, viene a ritirarti i 311 euro. E tu, cazzo, ma che figata, cioè così è out of nowhere ragazzi, e quindi questo è bello. Poi cosa è successo? È successo che stamattina mi sono arrivate due mail da Fineco con due bonifici d'ingresso, chiaramente non soldi cagati fuori dal nulla, ma un rimborso di un acquisto che avevo fatto qualche tempo fa e che non mi arrivava più, e 20 euro di una cosa che stavo aspettando da un'altra persona. Quindi molto bene, si va avanti così alla grande, perché è una figata ragazzi, questa cosa qua dell'attrazione dell'universo. Ma comunque volevo dire che mentre stavamo facendo il giro di microfoni, ad un certo punto si alza uno e fa:
Ciao ragazzi, sono un life coach, quindi mi piace parlare di queste cose qua, motivazione, crescita personale e legge dell'attrazione. Quando ha detto questo ho detto, boh, lui è uno dei miei obiettivi della serata e devo dire che anche Davide magari può dire la sua sul gruppo Telegram riguardo di questa persona che poi conoscerete anche in live su YouTube, perché lui è un'altra di quelle delle interviste che farò, che ho bloccato questa sera, e personaggio particolare. Comunque siamo messi a parlare, avevo fatto un gruppetto che parlava della legge dell'attrazione, di evidenze che sono capitate a uno piuttosto che a un altro. È stato molto bello, molto 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 bello, molto motivante, appunto. È stato interessante capire come gli sincronismi si muovano in mio favore. Quindi questo è in sostanza il resoconto della serata, ragazzi. Più vado, più le cose mi sembrano meno scontate, cioè mi sembrano più scontate, quindi non è che vi sto a raccontare per filo e per segno come si è svolta la serata, vi dico solo i punti salienti. Quindi c'è stata questa cosa con questo life coach, che è stata veramente incredibile. Non vedo l'ora di portarvelo a fare l'intervista, quella sì che vi voglio, vi esigo tutti presenti alla live per fare più domande possibili, perché è veramente una persona incredibile, e quindi non vedo l'ora di farvela vedere. Detto questo, altre piccole cose molto belle sì ci sono state, e devo dire che finalmente inizio a essere utile nel mio piccolo anch'io a qualche altra persona, tipo qualche consiglio su come iniziare con un canale YouTube, come iniziare con un podcast, eccetera eccetera. Iniziano a chiederla, perché nella presentazione dico faccio blog, podcast e YouTube, e quindi sì, posso iniziare a essere utile anch'io, perché ormai la mia esperienza fra, mi sembra, 10 episodi, siamo a 900 episodi, quindi è un po' di strada l'abbiamo fatta, abbiamo consumato le scarpe, quindi possiamo dire questo funziona, questo non funziona, fai questo piuttosto che quell'altro. Quindi bellissimo anche questo, ragazzi. Poi niente, farsi avvolgere da un gruppo di persone che sono là per crescere, imparare, motivarsi, che nonostante siano anche arrivate continuano a essere là sul pezzo, è sempre molto bello. Poi un'altra cosa che ho notato, che ho anche detto a Davide, è che molti hanno più di un'entrata, se magari sono imprenditori, fanno soldi col method betting e si stanno specializzando nell'immobiliare, stanno facendo immobiliare e si stanno specializzando anche nelle cripto, fanno trading e si stanno specializzando anche in altre cose. Quindi veramente almeno due entrate sono ormai fondamentali se si vuole avere un po' di tranquillità. Quindi anche questo è un input interessante che non ho mai notato finora, ma in realtà le persone sono quelle, quindi vuol dire che sono sempre state dette, però non l'avevo mai notata io. Questo è bene, perché vuol dire che sto crescendo, sto maturando, sto recependo nuove informazioni, e questa cosa mi piace. Detto questo, non saprei cos'altro aggiungere, perché è stata come al solito una bella serata, e è stato bello fare il viaggio con Davide, perché abbiamo fatto delle discussioni interessanti. Tra l'altro ha tirato fuori un argomento del quale io non avevo mai fatto caso, ma può assolutamente avere un senso. Adesso ve lo butto là anche a voi, e voi mi direte sul gruppo Telegram cosa ne pensate, ovvero che se tu ti vesti di nero o di scuro, scusate, se tu ti vesti di nero o di scuro sei portato a essere un po' più triste, un po' più cupo, mentre se ti vesti tutto colorato, bianco, colori sgargianti eccetera, c'è più possibilità di essere felice. In realtà, adesso io ripeto quello che ho capito, non vorrei aver travisato le parole, però secondo me, appena me l'ha detto, ho detto cazzo, sai che non ci avevo mai pensato, però ha senso. Alla fine te lo porti, sai che sei colorato, passi davanti allo specchio e ti vedi colorato. Può essere che questo nel piccolo, chiaramente non è che ti cambia l'umore, però ti dia qualcosa in più che ti fa svoltare e magari ti aiuta a essere un po' più felice. Quindi butto là anche questo assist qua, ragazzi. Detto questo, vi ricordo che il 26, settimana prossima, abbiamo l'intervista con il ragazzo che guadagna un full time income su Medium,
chi non conosce cos'è Medium o Medium, se non lo conoscete scrivetemi su Telegram che mi documento per bene e ve lo dico. Poi arriverà anche l'intervista sull'immobiliare, poi arriverà anche l'intervista sul legge dell'attrazione, life coach, arriverà anche l'intervista sul cos'è, sulle opzioni, sul trading con opzioni con il sistema plutonico. Quindi ragazzi, se non è un cazzo di inizio di anno col botto per noi, non so cosa possa essere, perché veramente qua stiamo dando valore come noccioline agli elefanti, ragazzi. Quindi sono contentissimo che questa, a quanto meno il canale YouTube stia prendendo questa piega, perché appunto le interviste live mi piace un sacco farle, mi piace un sacco apprendere, mi piace un sacco anche vedere che ci sono persone che vi partecipano dal pubblico, che fanno domande. Quindi ragazzi, non tiratevi indietro, io vi anticipo con un paio di settimane la data, tipo adesso vi so dire che il 26 gennaio alle ore 8 c'è l'intervista al ragazzo, e quindi cercate di essere il più possibile, perché le domande live sono il sale della crescita e del miglioramento. Detto questo, sono Giacomo, milionario in 5 anni ragazzi, sono le 2.52, 102 km da casa, orario di arrivo stimato 4.01. E ci sentiamo con un nuovo episodio venerdì, perché oggi è giovedì, sì, quindi venerdì. Ciao ciao!